vogliamo portare i nostri visitatori in cammino per un percorso che è attraverso tempo e spazio, mostrargli i nostri cantieri di scavo, consentirgli di esplorare le aree archeologiche di Paestum e di Velia e il nostro museo qui a Paestum in compagnia di attori e di musicisti, e poi ancora appunto laboratori e l'apertura serale straordinaria che ha portato appunto in visite alla città bassa Velia e qui a Paestum visite nel santuario meridionale. Io sono la memoria e in me rimanga viva l'immagine di Poseidonia. Abbiamo qui a Paestum un cantiere aperto nelle terme pubbliche proprio in prossimità del foro, un'importante struttura termale di epoca romana, e ancora uno scavo invece in concessione portato avanti dall'Università di Salerno nel santuario di Atena, che ha portato alla luce resti di un tempio che si data al VI secolo a.C. Questo è uno degli scavi che sono tuttora in corso. Ne abbiamo diversi qui a Paestum che contemporaneamente stiamo eseguendo, sia a Paestum che a Velia. Dove ci troviamo? Ci troviamo in un edificio termale, un edificio di età romana, o meglio imperiale. Che cosa chiedono i visitatori quando si trovano di fronte ad un nuovo scavo del genere? Sono davvero affascinati dal mondo antico e dalle curiosità che ne derivano. Paestum attualmente ha in cantiere 6 scavi attivi. Qui siamo nel santuario settentrionale, nel santuario dedicato alla dea Atena. In questa zona sono state rinvenute sia in occasione di questa campagna di scavo che delle precedenti una quantità notevole di materiale in bronzo, armi, scudi o comunque materiale che veniva dedicato alla dea. E questo tipo di architettura che ha ancora da insegnarci? Moltissimo. A dire la verità, se si ritornasse a ragionare con questo approccio costruttivo, probabilmente potremmo realizzare degli oggetti molto innovativi. Già allora si teneva conto delle caratteristiche del nostro territorio altamente sismico. Certamente c'era un'esperienza. I greci arrivano da una delle parti più sismiche dell'Europa. Evidentemente le esperienze che risultavano positive poi erano rimandate, riprodotte di volta in volta, e anche qui è accaduto allo stesso modo. Progetti importanti anche per la stagione invernale. Esattamente, gli scavi procedono. A breve partirà la seconda campagna di scavo nel santuario presso le mura, che ha restituito evidenza di quei ben noti 2 templi dorici. E ancora a Velia lo scavo sull'Acropoli prosegue, e a breve comincerà anche un nuovo scavo nella città bassa, nell'Insula 3, in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli.